Carissimi amici, salve a tutti. Sono qui per farvi vedere questo filtro che viene messo generalmente per la benzina. Dice fuel filtro SFPF7060. Come potete vedere, se vedo di tenerlo che sono inquadri bene, si è un po' deformato per il calore della macchina, perché purtroppo il Volvo dentro sviluppa un calore veramente fuori di testa sotto il cofano. E questo io l'avevo messo nell'entrata di qua della mandata del serbatoio, all'uscita alla pompa. L'altro giorno la macchina non partiva bene, insomma, come mai? Non mi sembra normale sta cosa. Poi mi è venuto sospetto, non sarà mica sporco sta affare qua. E guardate com'è messo. Perciò consiglio a tutti quanti, chi ha il diesel, perché sembra, ma per quanto sia ritorno indietro anche nel serbatoio, un po' anche al suo tempo, perché quella c'è ormai 15 anni. Ma anche le macchine nuove non si sa mai, fatto un pieno in autostrada, non si capisce mai cosa possono metterci. Per quanto già il primo filtro ferma, però io, come vedete, ho messo questo per sicurezza, anche perché così vedete là il gasolio che esce di qua e poi a sua volta passa dalla parte opposta, e vedete anche un po' il flusso. A giudizio di come si può in primo colpo vederlo sembra pulitissima, ma come si vede in effetti non è pulitissima, e questa sarebbe finita nella pompa, perciò questo contribuisce a rovinare anche la pompa nel tempo, e pompe diesel sapete che ci vuole un fior di 1.000 euro se ci andate a mettere le mani. Allora, ripeto, un consiglio personale, metteteci questo, costa 2 euro mi sembra, una cosa del genere, in modo che potete, per quanto sia, salvare un po' più iniettori e compagnia bella. Ok, ciao a tutti, buona giornata.